Marsala, un trentenne denunciato dai carabinieri per furto e lesioni. Castellammare, sequestrati dai carabinieri e Capitaneria Mille Ricci, multato un 48enne. 8 marzo, la rete provinciale delle donne scrive una lettera ai sindaci del Trapanese. Mazzara, raccolta fondi a sostegno della popolazione dell'Ucraina. Calcio, importante vittoria della Mazzarese contro il Don Carlo Misilmeri, il Mazzara aperto con la Nissa. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina, apriamo con la cronaca. Un trentenne marsalese è stato denunciato per furto e lesioni aggravate dai carabinieri. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno denunciato per furto e lesioni aggravate un trentenne marsalese ritenuto il presunto responsabile di un furto con strappo di una borsa ai danni di una donna avvenuto in via Angileri lo scorso 2 febbraio. La donna è stata avvicinata da una persona mentre si accingeva ad entrare in macchina e con il volto coperto intimava alla donna di consegnargli la borsa. La signora ha rifiutato di consegnarla, è stata strattonata cadendo a terra ed il presunto autore del furto ha così afferrato la borsa contenendo circa 800 euro e scappando via a bordo di una motoave. Sul posto sono arrivati i carabinieri, mentre la vittima è stata trasportata al pronto soccorso. I militari dell'arma, tramite l'acquisizione di immagini di impianti di videosorveglianza della città, hanno così individuato il presunto autore. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di parte della riportiva e per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. I carabinieri delle stazioni di Alcamo e Castelvetrano, nell'ambito di controlli nel settore edile, hanno denunciato 4 persone. Ad Alcamo i militari hanno definito un 60enne socio amministratore di una ditta edile per presunte violazioni delle norme in materia di antinfortunistica. Sono state levate contravvenzioni per 5.000 euro. A Castelvetrano, a conclusione delle ispezioni eseguite in 3 diversi cantieri, i carabinieri hanno deferito ai legali rappresentanti di società edili operanti sul territorio, in quanto ritenuti presunti responsabili a vario titolo di gravi carenze nelle misure di sicurezza. Sono state contestate inoltre contravvenzioni per 9.600 euro. Nella circostanza, a 2 società di Castelvetrano è stata contestata anche la maxi sanzione per lavoro nero per complessivi 13.400 euro, con contestuale sospensione dell'attività imprenditoriale, poiché ciascuna aveva occupato un lavoratore in nero. Di questi uno percepiva il reddito di cittadinanza. I carabinieri di Castellammare e la Capitaneria di Porto hanno sequestrato Mille Ricci di Mare, un palermitano di 48 anni è stato multato. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Alcamo e i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare del Golfo, nel corso del fine settimana appena trascorso, hanno elevato una sanzione amministrativa per pesca di frodo nei confronti di una persona con il contestuale sequestro di Mille Ricci di Mare. In particolare, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della stazione di Balata di Baida e della sezione radiomobile lungo la strada statale 187 di Castellammare del Golfo, i militari dell'arma hanno fermato una monovolume condotta da un 48enne residente nel Palermitano. I carabinieri, insospettiti dalla notevole quantità di attrezzature da pesca subacquea che si trovava all'interno dell'auto, hanno eseguito una perquisizione sul mezzo che ha portato al ritrovamento e al sequestro dei ricci di mare. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto che a bordo di una motovedetta hanno rigettato in mare i ricci. Per il 48enne è scattata la multa pari a 6.000 euro. Prenderà il via sabato 12 marzo alle 21.25 sul canale 9 una docuserie in 4 puntate sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, una docuserie prodotta e realizzata dalla Palomar, alla quale ha partecipato anche Televallo con dei contributi video facenti parte dell'archivio storico della nostra emittente. Nel corso delle 4 puntate che andranno in onda ogni sabato su Canale 9, sempre alle 21.25, verrà ripercorsa l'intera vicenda attraverso soprattutto
nuove testimonianze di Piera Maggio, della sua famiglia e di quanti ancora oggi sono alla ricerca non soltanto di Denise ma anche di una verità che tarda ad arrivare. Con l'occasione Televallo ringrazia la Palomar per averci voluto come partecipi di questo straordinario progetto e al contempo invitiamo i nostri telespettatori a seguire tale importante appuntamento televisivo. Termina qui TG Vallo Prima Pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Uno sportello antiviolenza per la giornata internazionale della donna sarà operativo in locali comunali a Castellammare del Golfo. Curato da professionisti, il punto di ascolto sarà presentato domani 8 marzo alle 17 nei locali del Teatro Apollo di Corso Mattarella. Lo sportello è promosso all'assessorato comunale pari opportunità guidato dalla vice sindaco Brigida Di Simone in collaborazione con la commissione comunale pari opportunità presieduta da Mariella Marraccino. Lettera aperta a tutti i sindaci dalla rete delle donne della provincia di Trapani, il servizio. La rete consultiva provinciale Donne di Trapani ha inviato una lettera ai sindaci del Trapanese dove applaude alle tante iniziative che sono state organizzate o patrocinate in molti comuni della provincia in occasione dell'8 marzo. Ma queste iniziative, tuttavia, si legge nella lettera inviata ai sindaci, dovrebbero essere organizzate non per celebrare il giorno della festa della donna, ma vissute come una giornata in cui a tutti i livelli ci si incontra, ci si mobilita per ricordare le tante lotte, le conquiste delle donne per l'affermazione dei diritti di tutte le donne, essendo al contempo occasione di riflessione su cosa occorre fare il resto dell'anno in ogni ambito per perseguire le pari opportunità. La parità delle cittadine e dei cittadini è tra i principi che radicalmente fondano la vita democratica della Repubblica. Ed è anche tra le mete verso cui la nostra democrazia, per potersi dire compiuta, è continuamente chiamata a muoversi, si legge nella lettera. Questi sono i temi di cui trattare in occasione della giornata internazionale della donna, forse oggi ancora più significativa, senza tralasciare un'attenzione particolare alla condizione di fragilità delle donne che oggi vivono la guerra, come quelle dell'Afghanistan e dell'Ucraina, che vanno accolte ed aiutate. Tra i criteri che dovrebbero orientare le vostre scelte politiche, prosegue ancora la lettera, ve ne uno ineludibile che molti di voi sottovalutano ed è proprio il rispetto della parità di genere a partire dalla formazione e composizione delle giunte comunali. I dati parlano chiaro, su 24 comuni siciliani ci sono 23 sindaci e una sindaca, su 117 assessori in tutto solo 30 assessore. Sia permesso ricordare la necessità non più rimandabile della messa a disposizione di risorse, strumenti, materiali e supporti operativi da destinare alle attività delle commissioni per le pari opportunità e le politiche di genere. Su ben 24 comuni dell'isola solo in 5 di questi sono state istituite le commissioni pari opportunità e ciò nonostante molte associazioni femminili ne abbiano sollecitato la loro costituzione o la modifica di regolamenti ormai obsoleti come avvenuto nel comune di Marsala. Una maggiore attenzione viene sollecitata infine alle risorse per i bilanci di genere, un'attenta programmazione per progetti e azioni positive che possano concretamente intervenire e prevenire e rimuovere gli ostacoli economici, culturali e sociali che ancora sono visibili. Nella giornata internazionale per le donne, domani dalle ore 21 alle 21.45, si terrà presso la Chiesa della Madonna del Soccorso, Badia Nuova, nel centro storico di Trapani, un momento di preghiera per la pace. A promuoverlo un gruppo di donne della comunità ecclesiale trapanese che, senza particolari sigle di appartenenza, con un approccio globale, vogliono promuovere la pace mediante una sintonia di interventi, di pensiero e di azione, che non escludono il contributo indispensabile della preghiera.
a Mazara l'azione cattolica diocesana a sostegno della Caritas diocesana, in linea con quanto deciso dalla Conferenza Episcopale Italiana, partecipa alla raccolta fondi tramite donazioni in denaro per aiutare la popolazione ucraina colpita da questa ingiusta guerra. I fondi raccolti saranno inviati alla Caritas italiana, che li utilizzerà per l'acquisto dei beni che saranno necessari. Anche l'associazione Fede Luce Onlus con le comunità di Mazara, Nuovo Germoglio e Seme di Speranza, in linea con quanto deciso dalla CEI, partecipa alla raccolta fondi tramite donazioni in denaro, e fondi raccolti saranno inviati alla Caritas, che li utilizzerà per l'acquisto dei beni che saranno necessari. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo Terza Pagina. Benvenuti al TG Vallo Terza Pagina, parliamo di sport. Si è giocata nel weekend la 23esima giornata del campionato di eccellenza, vediamo assieme i risultati e classifica del girone A. Campionato di eccellenza, girone A, i risultati della 23esima giornata. Agragas Castellammare 1-0, Canicattì Profavara 1-0, Oratorio San Ciro Marsala 4-1, Enna Casteltermini 1-0, Mazzarese Don Carlo Misilmeri 3-0, Nissa Mazzara 1-0, Parmon Valcus Palermo 3-2, Unitas Sciacca Monreale 5-0. La classifica: Canicattì 57 punti, Agragas 46, Don Carlo Misilmeri 44, Profavara 41, Mazzarese Enna 40, Nissa 37, Parmoval 34, Oratorio San Ciro, Unitas Sciacca 33, Castellammare 31, Mazzara 28, Casteltermini Monreale 12, Marsala 11, Cus Palermo 8. Il Mazzara ha perso dunque sul campo della Nissa per 1-0, vittoria invece della Mazzarese in casa nel big match contro il Don Carlo Misilmeri per 3-0. Vediamo assieme gli highlights. Quest'oggi valevole per l'ottava giornata di ritorno del campionato di eccellenza girone A Sicilia, si affrontano SC Mazzarese contro Don Carlo Misilmeri. Perrone 9, Fricano 10, testa col numero 15. Squadra giallorossa si trova in una buona posizione in classifica. Attenzione! Mentre ancora attendiamo un buon passaggio per Sekan. Tiro, gol! 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 Gol Sekan! Adesso testa, aggancia la palla di tacco, bella l'aggancio, controfinta, pallone in avanti, l'arbitro. Un buon pallone, stavolta per testa, che si sistema il pallone sul destro. Vediamo cosa farà. Aveva la possibilità anche di dare la palla. Pallone percorso, tenta il tiro, corso, buono! Vuole subito rispondere alla Mazzarese. Pallone, e adesso il tiro. Bel tiro, ma altrettanto bella la risposta di Demiere. Adesso di Giuseppe. Pallone in avanti, tiro, ma Demiere, insomma, buono tagliato in porta, Segum, Zumo ha dovuto fare gli straordinari per tirare fuori quel pallone che stava finendo in porta direttamente. Pallone buono in avanti verso il numero 9, e vediamo Di Giuseppe. Pallone in avanti ancora e respinge la Mazzarese. Decreta la fine del primo tempo, ricala per Fricano. Fricano guarda lo schieramento dei propri compagni. Buon cross e pallone per testa che si lamenta. Non abbiamo ravvisato questa, adesso testa, pallone e per poco. E va in avanti e viene molto apprezzata questa azione da parte del pubblico. Elton, pallone di Elton, pallone in avanti e è stato Miceli a sventare, perché testa era proprio lì appostato per battere a rete, e per poco la Mazzarese non
E bellissimo il gol di Fricano. Ancora Elton contro Pellegrino. Elton fall. È bellissimo il tunnel. Ancora Elton. Pallone schiantato. Ma insomma, Elton adesso testa, gira e... ed è gol! Gran gol! Gran gol! Gran gol di testa! Che per scelta tecnica insieme a Tiscione è stato tenuto fuori da Utro. Adesso Concialdi ancora, palo! E il palo salva la Mazzarese. Elton, pallone per Elton. Ancora lui, accelera e Zummo blocca, ma insomma Elton, insomma un'accelerazione. Adesso arriva il triplice fischio. E vi ricordo che la telecronaca della partita Mazzarese Misilmeli andrà in onda sulla nostra emittente subito dopo la replica di questo telegiornale stasera alle 21.30. Intanto seguiamo assieme le interviste del dopo gara. Questa squadra ha fatto 14 risultati utili consecutivi, quasi tutto un girone. Adesso abbiamo perso due partite, ci può stare, purtroppo le abbiamo perse in maniera rotonda. C'è un po' di amarezza e soprattutto un po' di rabbia, perché io vivo quotidianamente questo gruppo e so come lavorano ogni giorno, con quale cattiveria, con quale intensità, con quale fame. Mi dispiace perché i ragazzi questa settimana hanno fatto una grandissima settimana nonostante la brutta battuta d'arresto. Quindi non rispecchia quello che avevamo fatto in settimana, la prestazione. Volevamo questa vittoria già da martedì, dal primo giorno di allenamento che ci siamo riuniti. L'abbiamo ottenuta, abbiamo fatto una grandissima prestazione e dalla prestazione arriva il risultato, come sempre. Appena mi sono liberato e ho visto un po' di spazio, ho cercato subito il tiro, poi la palla si è infilata sotto l'incrocio e sono stato anche fortunato. Sono contento del gol perché dopo 4 mesi, ti ripeto, non è facile trovare la condizione. Piano piano ci sto riuscendo, col lavoro, con l'impegno, e grazie allo staff e ai miei compagni sto trovando la migliore posizione e migliore condizione. Io dico che quando si fa un lavoro si deve fare per bene. Io ci credo in quello che faccio, lo faccio. Dobbiamo rispettare chi oggi ci dà il rimborso speso, che è la società, che non fa mancare niente a nessuno, tramite i nostri sponsor, che li dobbiamo sempre ringraziare. E quindi noi abbiamo un dovere nei confronti di chi oggi ci permette di andare in campo, dopo tutto quello che sta succedendo nel mondo, che si parla anche di Terza Guerra Mondiale. Noi siamo privilegiati, allora questo privilegio lo dobbiamo rispettare e onorare da qua alla fine. E non si deve andare bene, mi giocatore, che quando dico se c'è qualcuno che non ci crede si può tirare indietro e puntare via, non ci devono rimanere male, perché io sono sempre chiaro nelle mie dichiarazioni, parlo sempre chiaro, io dico sempre a tutti che la voglio un bene, la famiglia mia è questa oggi, insieme alla mia famiglia privata naturalmente, e dobbiamo vivere le giornate una per una, quello che ci viene, però lavorando bene durante la settimana e ben chiaro, cioè sudando la maglia, perché... Tutto quello che ho fatto domenica, sono andato a vedere la partita di domenica ragazzi, ho studiato la gara e tutta la settimana abbiamo fatto un programma. E allora ho detto ai giocatori, se abbiamo fatto quello che abbiamo fatto la settimana, ci siamo svenati a allenarci, perché oggi non dobbiamo attuare quello che abbiamo fatto? Fortunatamente, dico, l'abbiamo fatto, e devo fare complimenti a tutti veramente. E questa vittoria va dedicata sicuramente a tutti i nostri sponsor, tutti i nostri dirigenti, al presidente che viene settimanalmente tutti i giorni al campo, dico, anche loro meritano sicuramente qualche soddisfazione. Sono contento soprattutto perché attraverso il mio lavoro regalo delle gioie a tutti questi che ci stanno dietro le spalle e che ci permettono oggi di poter fare calcio e di farci divertire. Quindi auguro veramente ai miei giocatori che capiscono che di qua alla fine sono 7 finali e abbiamo il diritto e il dovere di provarci. Io credo che questa sia una grande vittoria che è figlia della pessima sconfitta fatta col Marsala. In quel momento abbiamo raggiunto il punto più basso del morale, siamo stati bravi, siamo stati solidali l'un con l'altro, ci siamo capiti,
abbiamo litigato, abbiamo messo in campo idee convergenti, a volte divergenti, ma abbiamo fatto diventare la Mazzarese un tutt'uno. Oggi il pubblico ci ha emozionato. Oggi i giocatori mi hanno emozionato. Credo che abbiamo emozionato anche gli sponsor, che erano quasi tutti presenti al Nino Vaccara e hanno avuto modo di comprendere meglio dal vivo cosa stiamo facendo. Per quanto vi riguarda, vorrei chiudere questa intervista ringraziando la mia famiglia che su quello che io ho sempre fatto, sia nelle attività imprenditoriali, sia anche nell'attività ludica, in questo caso la SC Mazzarese, mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre supportato, e se oggi la Mazzarese ha regalato questa pagina straordinaria per la città, permettetemi di ringraziare la mia famiglia che sotto questo punto di vista mi rende forte in tutto quello che io faccio. Quindi è ovvio che voglio condividere tutto con gli sponsor, voglio condividere tutto con gli sportivi, voglio condividere tutto con tutti, perché quando si realizza un miracolo del genere non lo si fa da soli. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.